Commissione Ambiente ha licenziato per l'Aula la legge sui parchi e le aree protette. Le nuove norme estendono la rappresentatività dei territori e allargano la partecipazione a esponenti delle associazioni ambientaliste e agricole. In settimana si è inoltre discusso di enti locali in prima commissione, dell'ospedale Gradenigo in quarta, di risparmio energetico in terza. La Giunta ha svolto un'informativa sul piano paesaggistico alle commissioni seconda e quinta e la seconda ha infine svolto un'audizione sui problemi dell'editoria locale. Il Presidente del Consiglio regionale e numerosi consiglieri hanno partecipato alla messa celebrata da Papa Francesco a Torino. Una delegazione della Consulta regionale dei giovani ha poi partecipato all'happening organizzato dalla Pastorale Giovanile della Diocesi di Torino. Comuni capoluoghi di provincia e comuni olimpici sono entrati a far parte del Consiglio degli Stati Generali dello Sport, organismo dell'Assemblea presieduto da Mauro Laus. Altri comuni possono presentare richiesta entro il 10 luglio 2015. Info sul sito dell'Assemblea. È stato presentato a Palazzo Lascaris dal Comitato Resistenza e Costituzione con l'Università del Piemonte Orientale l'opera 20 anni di Costituzione, 1993-2013. Il volume nasce da una ricerca sulle proposte di riforma della Carta Fondamentale dello Stato realizzate in ambito accademico. Una sessantina di piccoli quadri di artisti, piemontesi e non, sono esposti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico di Via Arsenale a Torino, nella mostra Segni 20x20 Reload. Curata dal Centro Cultura Contemporanea di Torino, la rassegna è visibile fino al 21 luglio. Identità, sovranità e tradizione sono i temi su cui si fonda la neonata associazione Piemonte Russia, che è stata presentata nella Sala Viglioni di Palazzo Lascaris. Obiettivo: promuovere la conoscenza della Russia e la sua attualità. Sono stati più di 8.200 gli allievi di oltre 300 scuole piemontesi che nell'anno scolastico appena concluso hanno visitato Palazzo Lascaris, sede dell'Assemblea Legislativa. Oltre 9.000 visitatori in totale. Il Consiglio ha inoltre ospitato numerosi interscambi tra studenti italiani e di altre nazioni.